Claudio e semplicemente vorrei presentarvi gli ospiti di questo breve dibattito: Federico Mello, giornalista e autore televisivo, Riccardo Stagliano, che ha scritto Occupy Wall Street, quindi un punto di vista preciso sul tema, e docente di cinema e danza, Vito Zagarrio. Grazie per essere qui innanzitutto. La prima cosa è quella più importante, ovviamente, è chiedere un punto di vista di ognuno di voi su questa visione a caldo, e quindi inizierei con il nostro docente Vito Zagarrio, che ha già la sua seconda visione, mi pare di capire, e ci racconti il film e le sue impressioni. Seconda visione è ovvio, scherzo. No, che devo dire, a me intanto la cosa che piace di più è il modello distributivo, no? Questa è la cosa che mi sembra, che mi piace di più, mi sembra interessante. Cioè, ci sono opere del genere, al di là del fatto che possono piacere o non possono piacere, no, il fatto estetico su cui poi ragiono dopo, però intanto il tentativo che sta facendo Lidia Jenkins, la Noma, eccetera, di trovare dei luoghi non esattamente deputati. Beh, questo è un cinema, anche se è un certo tipo di cinema, e poi sono previste anche altre uscite, ma l'idea che un prodotto audiovisivo possa essere veicolato, se non distribuito, in luoghi alternativi della visione, può essere un bar, può essere una casa del popolo, può essere un'università. Quindi l'università, perché è partito un po' da questo il discorso, che l'università possa fare in una sua aula un film, un documentario, un corto, o come io auspico da tanti anni, fare proprio una stagione, io ho proposto e ci riuscirò prima o poi di fare una stagione dei dams italiani, no? di prendere un film di fiction, un documentario, un corto, un prodotto di videoarte, una web series, cioè fare un pacchetto e farlo circolare, però fare una stagione che nella stessa settimana tu lo vedi a Lugno di Milano, a Padova, a Firenze, a Roma, ad Arcavaca, a Messina, no? Potrebbe essere assolutamente un circuito, anche low definition, anche se ne frega che non c'è il DCP o il 4K, lo fai in Blu-ray, lo fai in DVD, l'importante è farlo vedere e far partecipare ai ragazzi. Quindi poi non so se sta funzionando, poi Lidia ce lo dirà se sta funzionando questo progetto Tide, no? di contemporanea europea, che quindi anche se funzionasse mi sembra una bella idea di fare delle visioni contemporanee in Europa, e quindi questo mi sembra la cosa più importante. Se volete vi dico la mia dal punto di vista formale, però, che è la cosa che mi interessa di più, non entro nel merito di questo panorama terrificante delle finanze, di quello che racconta Foss, l'ex dominatore dell'universo, broker di successo. Però l'idea di fare questa lunga, è vero che è una lunga intervista, però è un grande ritratto dentro un astronave, no? Sembra un film di fantascienza, mi sembra un film di fantascienza con tratti di western, con questa, no? O di thriller. Quindi c'è certamente una sapienza del regista, che ha trovato questa location bellissima, dalla prima inquadratura, c'è questa bellissima inquadratura dell'esterno di questo building, con i vetri, con i movimenti di macchina, la freddezza, questo luogo agido dentro cui si muove, infatti anche nella presentazione giustamente si parla di un utero, no? Di una grande pancia del capitalismo, quindi la location è molto bella, il tipo di movimenti di macchina, questi carrelli, queste panoramiche lente, questi vuoti, questo vetro, questi spazi aperti, no, c'è una regia molto bella. Quindi questo per dire che si può fare regia, si può fare cinema anche sul niente, cioè una persona non fa, no? Una persona, no? Questa stessa persona messa dietro una scrivania e ti saresti sparato, no? invece perché poi la forma è quello che conta, quindi c'è, sono dei contenuti molto forti, e però c'è uno stile, questo stile è davvero freddo, agido, disperato, questa location molto bella, questi corridoi, questi vuoti, questi tavoli, queste geometrie. Quindi ecco, allora il mio discorso è
a parte che in generale io sono più per la forma che per il contenuto, no? Qualsiasi forma, no, se la forma è forte poi il contenuto viene fuori, ma poi credo che sia una dimostrazione di come oggi ormai sia molto difficile distinguere tra cinema di non narrativo e cinema narrativo. Una volta si diceva il documentario è non narrativo, il cinema di finzione è narrativo. Questa non è narrazione, questa qui, quindi si può fare narrazione anche con poco, e se c'è un'idea, se c'è uno stile. Questo film sicuramente lo stile ce l'ha, viene fuori alla fine un'angoscia, viene fuori un'emozione, un sentimento. Comunque la direzione verso cui va il documentario internazionale è sempre questa poca distinzione tra fiction e documentario. Ormai quelli che fanno fiction hanno uno stile documentario, quelli documentaristi hanno uno stile fiction. Questa mi sembra una direzione interessante. GRA è fiction, documentario. TIR, fatto con un attore, è documentario. E Il mio paese di Vicari, terra amata di Quadriglio, che è tutto sperimentale, repertorio, montaggio, è documentario. Quindi ecco, rifletterei, approfittando di questo film molto interessante, che cosa vuol dire documentario. Intanto mi fermo qua. Buonasera. Partendo da questo mix, diciamo, di genere, che mi sembra molto importante, il battesimo, il conio del titolo, del romanzo di Tom Wolfe, Il falò delle vanità, che raccontava, insomma, il master of the universe prototipale, diciamo, che era un po' meno depressivo di questo documentario, che a me è piaciuto e mi ha ricordato, ad esempio, spostando i piani, ma non di troppo, il Sicario, cioè, il Sicario di Gianfranco Rossi, cioè come ottenuto da un'intervista straordinaria, quella su Harper's di Chuck Bowden, che aveva trovato questo ex Sicario di Marcos, e l'ha intervistato in un motel, forse un po' più corto di questo, secondo me, forse, come dire, già dopo qualche taglio, insomma, la storia è potentissima, e anche lì, la modalità era di un ex assassino seriale che incappucciato raccontava, facendo dei disegnetti su una lavagnetta, come ammazzava le persone per conto dei cartelli di Sinaloa e quelli concorrenti, diciamo. Io volevo dire due cose sul contenuto, diciamo, che mi sembra molto potente. Mi ha ricordato un altro documentario di un anno fa, mi sembra, Goldman Sachs, la banca che dirige il mondo, di Jerome Fittel, e mi sembra interessante che tutti questi film sulle banche, quelli più duri, li facciano gli europei, cioè, mi sembra troppo casuale, no? Perché evidentemente Inside Job era un bellissimo documentario sulla crisi e altri ce ne sono stati, ma insomma, cioè, quelli così glaciali, così con uno sguardo così inesorabile, sono generalmente fatti da europei che evidentemente non partecipo di quella mistica che era presente anche appunto nel Falò delle vanità, per cui Sherman McCoy, il protagonista, era sì abbastanza una merda, però era una merda molto affascinante, lì la colpa era più morale, perché in cima a questa montagna di soldi, di potere, lui fa l'errore madornale di quando la moglie è in vacanza, di uscire con questa, andare a prendere questa amante all'aeroporto, prende l'uscita sbagliata, l'uscita di un'altra, esce nel Bronx, mettono sotto, in verità, l'amante, mette sotto un ragazzo nero, e da questo errore, diciamo così, morale, scaturisce tutta una serie di conseguenze. Insomma, il film l'avete visto, e soprattutto spero che abbiate letto il libro, che era formidabile, perché è anche un film molto meno memorabile. Insomma, come dire, dal punto di vista del contenuto, anche la scelta iniziale della musica di chiesa mi sembra molto, molto azzeccata, diciamo, delle scelte stilistiche, perché Goldman Sachs, che è, come dire, di tutte le banche quella con la professione più terribile, ci dovrebbe preoccupare che capirà anche che neanche Mario Draghi, ma insomma adesso saltiamo dei passaggi, altrimenti che ha avuto fra i suoi consulenti anche Monti e Prodi in fasi diverse, ma insomma sono tecnicalità.
Goldman Sachs si chiama fra loro i monaci banchieri, diciamo, a caso perché lì anche i meccanismi di reclutamento sono più da fraterni, da Sigma Kappa Phi che da banche, cioè sono sottoposti a delle prove di lealtà così assurde che se resistono, diciamo, ecco, allora sono ammessi e possono fare carriera, come raccontava lui all'inizio. Ma la cosa veramente più forte di questo documentario è per me l'onestà del racconto, cioè di uno che in questa macchina infernale, diciamo, ci ha creduto e ha fatto carriera, è stato funzionale, diciamo, un'istituzione per un certo numero di anni, molti, e poi è stato, come da previsione, come era facile intuire, perché come in generale le aziende hanno una sviluppo molto bassa, le banche, come banche d'affari più basse delle aziende normali, è stato poi espulso perché non più funzionale. Un'altra cosa molto forte, secondo me, dal punto di vista di un tedesco, è il modus operandi di un tedesco, cioè come funziona l'ingranaggio della testa di un tedesco, in cui lui era totalmente analitico in tutto quello che diceva, non tradiva se non un paio di momenti una parola, diciamo, delle emozioni, raccontava bene questa esperienza. Io ho conosciuto dei master of the universe, diciamo, per motivi professionali, cioè per i giornalisti, raccontano solo due cose rapidissime su quelli che ho conosciuto. Ho conosciuto dei giovani, ma non meno spietati, master of the universe a Londra nel 2008, cioè il 2008 è una data importante perché nel settembre del 2008 Lehman Brothers si fa giù, un'eventualità che sembrava assolutamente fuori, diciamo, dall'ordine delle cose. E a ottobre, un mese dopo, sono andato a Londra perché, come probabilmente sapete, c'è una comunità di italiani che lavorano nelle banche d'affari enorme e bravissimi e strepitosi, diciamo, cioè sono stati totalmente inseriti. E la prima cosa che purtroppo sono un pezzo con tutti i nomi non fatti, perché l'unica condizione che parlassero con me in quel momento era che dovevo, come dire, travisare tutti i nomi. E quindi questa persona con cui sono ancora in rapporti, perché è un tipo immensamente brillante, 34enne, due figli, una moglie, casa a Mayfair, mi raccontava che per lui la crisi, cioè per lui il master of the universe, la crisi era